Eccoci qui, siamo al negozio dei poveri e niente, adesso prenderemo la carta igienica e le bacinelle, l'acido muriatico. Mi sembra che c'è il sapone SpongeBob in offerta, eccolo qua dietro. Questo è da prendere sicuramente. Pannolini. La pentola riprende il suo vecchio splendore. Pensa un po'. Guarda che risultato. Devi vedere che risultato, corri. Green Stuff lo puoi usare perfino sull'argento. Pure sull'argento. Pulisce l'argento senza graffiarlo e senza lasciare. Ecco qua, qui c'è Gastone Rispagnone. Roll off, un gesto e levi tutti i peli dappertutto. Pure dalla testa e dalle braccia, vale pure il depilasse secondo me. Non c'è nessuno per le strade ma c'è fila in cassa. Ecco Gastone, il risparmio. Due pacchetti Crystal Ball. Sì che se sta comodi. Abbiamo fatto gli acquisti e ci siamo messi sul divanetto. Ecco qui. Tutti cerri, le leve. Ecco qui, siamo arrivati al centro. Adesso per fare una cosa gratis andiamo all'ospedale Fate Bene Fratelli, che c'ha le terrazze. E da lì si può vedere il panorama di Roma. Ecco il teatro di Marcello, ennesimo monumento che i turisti scambiano per il Colosseo. Forse per via delle arcate, forse per via delle colonne romane, forse perché non sanno manco che devono andare a vedere. Mettite qua che ti faccio una foto al Colosseo. Vai. È bello sto Colosseo. Fatti una foto qua al Colosseo. Foto al Colosseo. Che bello il Colosseo. Con questo Colosseo mi immaginavo più grosso. Dicevano tutti sto Colosseo, i leoni, non c'è niente dentro. Allora, se venite a Roma, c'è una scorciatoia che porta direttamente da vicino, da dietro Piazza Venezia, davanti al Campidoglio, al ghetto. Dovete percorrere questa strada, non è sempre aperta, entrate dentro, camminate, vi godete pure il panorama del Colosseo, detto anche Teatro di Marcello, vi guardate pure le ruine. Permesso, guardate che ruine, ma perché ne levano, dico io, sono rovinate. Che schifezza, che schifo, che zozzeria, che sporcura. Qui ci vengono a fare lo scopaggio la notte, diceva un esimio youtuber. Eccole qua, le colonne romane, ce ne sono rimaste tre, ma che ci farete? Ma levatele. È uno dei pochi posti dove ancora non hanno inciso i nomi con la monetina, perciò se vi affrettate, ci sono delle belle colonne, venite con le monetine e ben incidete il nome, così rimarrà per sempre, anche perché questo tra una settimana lo buttano giù. Chi è che suona il pianoforte? Oh? Sempre la stessa nota stanno a suonare. Facendo la scorciatoia siamo arrivati da Gigetto, specialità romane, famoso per i carciofi fritti. Ah, oddio! Qua se fai le foto bisogna stare attento, che magari uno scivola. Attenta a non cadere qua, che c'è lo scalino. Eccoci qui, a via del Portico d'Ottavia. Tutti i locali caratteristici. Comunque volevo dire che mi sono innervosita perché c'era un pezzente prepotente che ci ha chiesto i soldi. Però? Però è stato detto va a lavorare. E lui ha detto da lunedì incomincia. Lunedì incomincia. A far cameriere. Ci offre pure il pranzo. E ma sicuramente lo piano poi, eh? Sì, chi lo piano? Chi non vorrebbe un cameriere tossico? Siamo da Tiger, eh? Tutti gadget, gingilli e zozzerie. Questo è il migliore. Il cannone acqua. Ecco qua. Poi ci sono le formine per la sabbia, eccole qua. Allora, quest'oggi praticamente abbiamo interrotto un po' le riprese perché c'è stata praticamente una rissa tra noi e tre turisti ubriachi, ciccioni.
che hanno fatto? Ci sono venuti addosso con la bicicletta. A me mi hanno spintonato. Alla ragazza, non si sono nemmeno scusati. E io quando ho inveito contro uno sono stato spintonato da dietro e dall'altro. A quel punto mi è toccato menarli, cioè spaventarli. Tre, grossi, alti, muscolosi. Poi è intervenuto anche un commerciante nel sedare la cosa, però poi si sono... Ha detto, io non mi faccio, ha detto la famosa frase, io mi faccio affari miei, se vedo tre contro uno comunque intervengo. E il vecchio che ha detto? Il vecchio ha detto, come pare che il ragazzo c'era tanto bisogno d'aiuto. Bello, guarda, è passata la polizia proprio adesso, infatti, inquadrali. E si è messo, infatti ancora ci sono i pattuglieri. Ah, staranno a cercare l'autore della rissa. L'autore. E si è messo un guardia il vecchio, ha simulato il cicalone che faceva il boxer. Va bene. Io gli ho detto, dovevo essere quella che si dava la rissa. Solo che questi puzzavano di alcol. Allora io ho detto, you drunk at your country, che secondo il movimento voleva dire, vabbè, al paese tuo. Shit, poi ho detto che voleva di me. Sì, che poi in tutto questo mi è toccato pure litigare in inglese. Esatto, cicalone ha litigato in inglese. E poi facevano, comunque la fine era che facevano, sorry, sono scesi dalla bicicletta e camminavano a piedi. E a questo punto volevo dire, bravo cicalone, perché le risse non vanno fatte, tranne che per motivi. Se per esempio era un vecchietto l'avevano buttato per terra con la bicicletta, poi erano arroganti e delle merde puzzolenti.